Finalmente FIFA 17 è arrivato e tu meriti solamente il meglio per i tuoi crediti. EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Passa in descrizione per il link e codice sconto del 6%. È arrivato il momento. È davvero arrivato quel momento. Siamo davvero arrivati al punto in cui tutto dovrà ricominciare da zero, in cui dobbiamo abbandonare tutto quello che abbiamo conosciuto in passato e in cui dobbiamo rinnovarci per riuscire a fare sempre meglio. Nuova carriera. Come vedete c'è Marco Reus che ci guarda e non aspetta altro che un nostro segnale per scatenare l'inferno. Ci ho pensato tanto e devo dire di essere arrivato quasi al punto di essere terrorizzato dal schiacciare quel pulsante. È un problema mio, della mia personalità, sono sempre più abituato a rimanere indietro sui miei passi. Se mi trovo bene con qualcosa, poi non riesco a mollarla, a lasciarla da parte ed andare avanti, perché so che tutte le cose che mi succederanno dopo non raggiungeranno mai la stessa intensità, lo stesso livello, la stessa voglia che avevo con la prima cosa. E questa è la cosa che mi sta succedendo adesso con la carriera. Con la Sampdoria è stata la prima volta in assoluto e devo dire che è andata benissimo, ve ne siete innamorati, vi è piaciuto, ci siamo trovati bene, mi sono trovato bene e il ricordo che avrò della mia Sampdoria di FIFA 16 sarà sempre altissimo e non potrà essere sorpassato da nient'altro. Adesso con FIFA 17 siamo arrivati al momento in cui dobbiamo dirle addio. Gliel'abbiamo detto nell'ultimo episodio in cui giocavamo la Supercoppa Europea e adesso c'è solamente una sola squadra, che è questa, il Sassuolo. So che probabilmente farò tantissime cose belle, tantissime cose fighe anche con il Sassuolo, ma la Sampdoria è la Sampdoria e rimarrà per sempre impressa nel mio cuore. Come al solito, prima di iniziare un episodio della carriera salutiamo l'ultimo like su Instagram e questa volta è il turno di Gianluca Di Niro. Ciao Gianluca, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Allenatore o giocatore? Assolutamente carriera allenatore. Quella giocatore la porterò con Alex Hunter. E a tal proposito fatemi sapere se vi interessa l'idea della carriera ignorante o se volete una carriera classica con Hunter. Allora, dato che comunque abbiamo vinto l'Europa League e abbiamo vinto la Supercoppa, io direi che ci meritiamo un aumento del 60% del budget iniziale. Ovviamente abbiamo deciso di scegliere il Sassuolo e quindi andiamo subito a prenderlo. Guardate, sono vicini. Il prossimo chi è? Il Torino. La prossima carriera sarà col Toro. Alla faccia tua, Gaz. Abbiamo basse finanze, basso successo continentale e non troppo alti neanche gli altri parametri. Quasi 14 milioni di euro il valore del club, che è quasi di 100. Allora, dato che non mi chiamo Corrado Gilli, direi di inserire il mio. Direi di lasciare ancora una volta difficoltà campione, poi vediamo se la seconda stagione la vogliamo fare addirittura a leggenda. E comunque siamo in Europa League, quindi direi di selezionare. Vediamo un po' dove siamo. No, questa mi sembra abbastanza la Champions. Infatti eccoci qua, Europa League. Download gli ultimi aggiornamenti, sono curioso di sapere che cos'è, dato che FIFA l'ho appena comprato. Gestione totale del club. Benvenuto alla carriera allenatore di FIFA 17. Oh, grazie. Invito al torneo precampionato. Ovviamente selezioneremo il torneo che ci darà più soldi vincendolo, che è questo qua, assolutamente, anche se le squadre non sono bellissime. Abbiamo già tantissime mail, andiamole a leggere. Iniziamo assolutamente bene. Come vedete c'è l'overall dell'allenatore, siamo già ad 80, che poi è quello di default. Direi di schierare subito la nostra squadra. Ci sono trovato molto bene l'anno scorso con questo modulo e direi di tenerlo. Alfred Duncan sempre presente nelle mie carriere. A me dispiace tanto per il capitano Magnanelli, ma devo far giocare i giovani, quindi sensi su. Anche se non ti venderò mai, ti farò alzare un trofeo, giuro. Io direi di comprare un trequartista e mettere a posto un attimino la difesa. Magari scrivetemi qui sotto nei commenti dei giocatori da andare a acquistare. Come sempre io vado a vedere nelle rose dei top club i giocatori che non giocheranno. Un esempio potrebbe essere Marcelo Brozovic. E ovviamente tu non puoi mancare nelle mie carriere. 1 milione di euro, vai! Ecco, nella Juve possiamo trovare tantissimi giocatori interessanti. Un prestito per Audero? È vero che c'è ancora DJ Paulino De Ceglia alla Juve. Non credo di riuscire a prendere quest'anno. Ecco, Mario Limina mi piacerebbe tanto. Mandragora è un altro che non giocherebbe mai alla Juve. Quasi quasi, prestito biennale per Mandragora. Piazza cedibile in prestito? Ma cosa state dicendo? Ma assolutamente per 2 stagioni datemelo. Magari Marco Piazza. La Juve ha tantissimi giovani quest'anno in rosa. Mattiello mi piacerebbe averlo. Anche Sturaro e Rugani potrebbero essere dei bei nomi, però non so se li cedono. Qua ci sono un paio di nomi che mi piacciono davvero tanto. Keita, Cataldi, Felipe Anderson. Anche Kishna. Su tutti, Calabria e Donnarumma. Anche De Sciglio non mi farebbe schifo. Donnarumma lo voglio a tutti i costi. Sarà il mio portiere. Voglio prenderlo in ogni modo, perché l'anno scorso lo volevo prendere ma non era presente nel gioco. Suso mi piacerebbe, sì. Anche Tembaye. Anche nel Napoli ci sono dei bei giovani, però sono tutti appena arrivati. A parte Gabbiadini, il Sharawi, Iturbe, tanti altri. Gerson potrebbe essere un ottimo nome per dire. Anche Leandro Paredes. Poi attenzione, perché adesso vado a chiedere un giocatore alla mia vecchia Sampdoria, che è proprio Luis Muriel. Se avete seguito la carriera scorsa saprete benissimo che Muriel è stato il primo giocatore
giocatore che ho venduto per prendere Icardi, che a proposito voglio provare a riprendere. Mamma mia il Gallo Belotti, mamma mia il Gallo Belotti. Non si fa così, Munir, non si fa. Io ti volevo riprendere, invece sei andato al Valencia. La stessa cosa la potrei dire di Teiese. Capitano, mio capitano, perché sei andato via? Io voglio fare un colpo grossissimo con Rashford. Mi fa impazzire questo giocatore. Ho fatto tantissime offerte, tipo. E mamma mia, ragazzi, tantissime offerte accettate per il prestito. Odegaard, Sturaro, Mattiello, Piazza. E poi possiamo quasi prendere Nguri ancora una volta. Allora io direi di fare qualcosa di sensato. Quindi Mandragora lo prendiamo, Piazza lo prendiamo, Mattiello lo prendiamo perché il terzino sinistro ci manca. E direi di prendere anche Sturaro perché è italiano. Il che significa che non prendiamo Odegaard e proviamo a riprendere Nguri. Dopodiché però bisogna vendere tantissimi giocatori che non ci servono. Cioè Acerbi, per quanto sia forte, 15 milioni e 27 anni, provo a venderlo. Però non lo metto sul mercato subito, metto invece Peluso. Mi spiace anche per il missile Missiroli. E anche Cannavaro, se riesco a prendere un milione con uno che ha 35 anni. Simuliamo assolutamente la prima partita contro il Colonia. Che c'è problema c'è. Ecco, direi che questa sarà la nostra formazione titolare per adesso. Un bellissimo attacco, devo dire. Simuliamo subito la prima partita con il Colonia e vediamo come va. Attenzione subito, gol di Alfred Duncan, il vecchio che torna nel nuovo. È finita 2-1. Ha fatto gol anche Ragusa. Attenzione perché ci danno Rashford. E anche Audero, che ci servirà come terzo portiere, secondo portiere. Voglio vendere quelli che ho. Rashford lo prendo veramente volentieri. Saponara costa tanto, però vediamo se riesco a prenderlo. Missiroli 2 milioni per Saponara, mi scappa da ridere anche solo a pensarla. Voglio provare anche a prendere Gabbiadini, vediamo cosa possiamo inventarci. Seconda partita da simulare contro l'Hannover, attenzione, simuliamola immediatamente e vediamo anche questa come finirà. Saltiamola assolutamente. Due gol, uno di Sensi, uno di Berardi. Prendiamo sempre quel gol lì però che non mi piace. Offerta per il trasferimento di De Frel, dubito che te lo venderò a solamente 6 milioni. Ne voglio almeno 20 per De Frel. Beh, Muriel mi sembra veramente un profilo comodo. Terranova, un'offerta per il trasferimento. 1 milione a 2 al Empoli, io direi di accettare l'offerta perché sono importanti questi soldini. Simuliamo anche questa ennesima partita. Finita 3-0, Piazza, Berardi e Lirola. Attenzione perché il Milan ci vuole prestare Niang per 2 anni. Ma perché? Ma sono impazziti, ma io lo prendo immediatamente. Il Chelsea acquista Jamie Vardy per 26 milioni e mezzo. Oh mio Dio, l'attacco è fortissimo. Niang, Rashford, Berardi, Piazza. Siamo veramente partiti con il botto. Direi di simulare l'ultima contro il Fulham e poi andare a chiudere qui il primo episodio che è partito veramente bene. Benissimo. Abbiamo vinto 4-1, 2 Berardi, 1 Piazza, 1 Niang, ma abbiamo un attacco, ragazzi, di fenomeni giovanissimi. Vi faccio vedere la formazione titolare e direi di concludere qui il primo episodio. Scrivetemi qui sotto altri giocatori da andare a acquistare e quelli che vogliamo vendere. Io, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video, che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.